Buonasera a tutti i nostri ospiti, alcuni finalmente in presenza che rivediamo con grande piacere fisicamente nella sala conferenza del Museo Egizio di Torino. Questa sera, all'interno degli eventi in occasione di Archivissima, il Museo Egizio è particolarmente felice di presentare questa, non chiamiamola conferenza, questa chiacchierata di due colleghi i cui nomi parlano da soli. Abbiamo Beppe Moiso, curatore memoria storica del museo, abbiamo Tommaso Montonatti, egittologo e responsabile dell'archivio fotografico del museo. Questa sera il titolo del nostro incontro, Come l'Occidente scopre l'Egitto, ci narrerà veramente di quella che è una parte della nostra storia visiva. Tutto ciò che l'Egitto rappresenta per noi oggi, l'immagine che ne abbiamo, l'immagine che abbiamo anche studiato sui nostri libri di scuola, ha un'origine molto lontana. E questa sera percorreremo veramente moltissime tappe che ci mostrano come, dai disegni, alle immagini degli studiosi, alle fotografie più scientifiche e più oggettive del secolo nostro, sia possibile ricostruire non soltanto la storia dei monumenti e delle antichità dell'Egitto, ma anche un po' la nostra storia, o meglio, la storia di quella immagine visiva di quell'Egitto che abbiamo tutti in mente, veicolato proprio dalla parte più semplice, più immediata, cioè quella che possiamo cogliere tutti quanti con i nostri occhi. Sarà un percorso che non vi voglio svelare, ovviamente, in anticipo, saranno i miei colleghi a parlarvene, inizierà Tommaso dalla parte più, diciamo, storica, più antica, e Beppe racconterà una parte più legata alla storia del nostro museo. Non voglio rubare tempo al loro intervento, ci ritroveremo alla fine per eventuali curiosità, eventuali domande. E per chi è fortunatamente presente qua con noi, anche con alcuni oggetti provenienti dai nostri archivi, dai nostri documenti visibili in questa occasione. Buona chiacchierata a tutti quanti e a più tardi. Grazie Alessia e benvenuti a questa chiacchierata sulla storia visiva, insomma, che lega l'Occidente con l'Egitto. Innanzitutto vogliamo partire da un'immagine che in realtà non ha niente di visivo, come potete vedere, un'immagine di una pagina di un diario. Questo diario viene scritto nel 1589 dal cosiddetto anonimo veneziano, una figura anonima che compie un resoconto del suo viaggio lungo il Nilo. In questa fase, in questo periodo così antico per noi, così lontano nel tempo, l'idea di trasmettere delle conoscenze e dei resoconti arrivava esclusivamente attraverso la parola scritta. Quindi non abbiamo nessuna rappresentazione di questa terra così misteriosa, affascinante, che già nel Cinquecento era un qualcosa di assolutamente in qualche modo esotico e allo stesso tempo anche misterioso. Quindi si deve aspettare soltanto l'inizio dell'epoca dei primi viaggiatori, dei primi grandi viaggiatori, per capire e avere qualche rappresentazione. I viaggiatori del 600 e del 700 sono sostanzialmente viaggiatori colti, intellettuali, addirittura pittori. In questo caso abbiamo una pagina della pubblicazione di Cornelis de Bruijn, un pittore viaggiatore olandese che nel 1681 compie un viaggio in Egitto, e possiamo vedere come le rappresentazioni sono abbastanza curiose, sono dipinti, sono rappresentazioni di più di 300 anni fa. In alto a destra possiamo vedere la prima grande rappresentazione dell'interno della tomba della piramide di Cheope,
il corridoio alla galleria ascendente, e che è la prima effettivamente rappresentazione avvenuta all'interno della piramide. E infine in basso possiamo vedere una prima rappresentazione della piana di Giza con delle piramidi ancora in qualche modo diverse da come ce le immagineremo noi, molto strette, molto alte, sembra quasi un paesaggio più nubiano che non della piana di Giza, con la Sfinge che è ancora, per quanto riguarda la parte del corpo, ancora sommersa dalla sabbia. Quindi abbiamo delle rappresentazioni che non corrispondono, vediamo come la Sfinge abbia ancora, insomma, dei tratti e dei lineamenti che assomigliano più a una persona fatta e finita piuttosto che a una raffigurazione che ha subito le temperie dei millenni, per cui si ha una sorta di anche idealizzazione dell'immagine stessa. Idealizzazione che sopravvive anche nel secolo successivo. In questo caso abbiamo due illustrazioni provenienti dalla pubblicazione di Richard Pocock nel 1738-1739, dove osserviamo come anche in questo caso la Sfinge, che presenta il petto leggermente più liberato rispetto che al secolo precedente, quindi piano piano anche le sabbie si stava iniziando anche a rimuoverle attorno alla Sfinge, ma inizia a rappresentare, vediamo in sezione la piramide la piramide di Cheope, che in qualche modo presenta dei tratti che avvicinano a una certa scientificità o dei certi canoni più comuni alla nostra idea di vedere le cose. Emblematica è ad esempio questa veduta della Valle dei Re, che in realtà va oltre le classiche regole della prospettiva che noi intenderemmo al giorno d'oggi, per cui l'idea anche in questo caso era più in qualche modo ideologica, rappresentativa, simbolica, l'idea di far vedere tutte le varie aperture che allora erano osservabili e visibili nella valle, delle tombe già note, piuttosto che una rappresentazione assolutamente fedele di quello che effettivamente era il reale paesaggio. Il paesaggio non cambia andando leggermente avanti nel tempo con una figura di un viaggiatore che è molto importante per il Museo Egizio di Torino. Questa immagine è attribuita al viaggio di Vitaliano Donati del 1760 e anche in questo caso accanto in primo piano a un ipotetico obelisco o un qualche elemento architettonico che potrebbe assomigliare a un obelisco, anche in questo caso sullo sfondo vediamo una piana con delle piramidi che della piana di Giza hanno poco a che fare e invece molto più simili a un panorama nubiano, posto che Donati in realtà in Nubia non ci arriva mai, per cui anche in questo caso si ha più una rappresentazione ideologica di quello che si vede, non realistica come invece inizia a essere a partire proprio dalla fine del Settecento, con questa grande spinta illuministica, razionale, che spinge anche e che muove gli studiosi che animano la spedizione napoleonica in Egitto nel 1798. Un primo tentativo di iniziare a rappresentare con una certa scientificità arriva comunque già nella seconda metà del Settecento, questo è il famoso arpista, dalla tomba dell'arpista, dalla tomba di Ramesse III nella Valle dei Re ad opera di James Brass. Anche in questo caso vediamo dei tentativi di cercare di riprodurre una certa con una certa veridicità l'immagine che è in qualche modo frammentaria della parete della tomba, ma rappresentata attraverso dei canoni, delle conoscenze, in qualche modo anche degli studi pregressi, frutto più dell'arte greco-romana che non dell'arte della cultura egiziana. Questo perché in quel periodo naturalmente la cultura egiziana non era ancora
stata, non era ancora conosciuta, non era ancora stata scoperta, per cui anche i pittori rappresentano le immagini secondo una propria formazione e una propria mentalità, secondo proprio gli studi. Non dimentichiamoci che proprio nella seconda metà del Settecento Winckelmann pubblicherà le sue tesi, le sue teorie riguardo l'arte greco-romana, per cui l'arte classica, quindi sarà di molta influenza questa nuova visione che si ha dell'arte antica, e che finché l'arte egiziana non sarà capita e compresa in maniera indipendente rispetto ad altre culture, sarà un punto di riferimento per tutti i viaggiatori. Dicevo che la spedizione di Napoleone, con a seguito durante appunto questa campagna militare, la riproduzione di numerose tavole che spaziano dall'architettura antica fino all'architettura moderna e anche paesaggistica. Accanto a immagini che iniziano ad avere una loro, in qualche modo, scientificità, una volontà di voler rappresentare, come vediamo nella figura a destra, le cose così come stavano, in questo caso stiamo parlando dei colossi di Memnone, nella riva ovest del Nilo a Luxor, abbiamo dei tentativi di ricostruire le statue come dovevano essere in passato, e vediamo come l'immaginario e le conoscenze dell'epoca degli studiosi sono ancora in qualche modo mitigate dai propri studi passati, quindi dei faraoni che mantengono un aspetto che di egiziano e di faraonico hanno ben poco. Misura, insomma, dei muscoli pettorali, e danno proprio l'idea di essere un'altra arte rispetto a quella egiziana. Abbiamo comunque dei riferimenti che si avvicinano di molto a una rappresentazione più razionale e più veritiera di quella che era la realtà. In questo caso abbiamo davanti l'immagine del tempio di Hermopolis presso il sito di Ajmunein, che riproduce il tempio, i resti di un tempio, da un punto di vista architettonico. Quindi l'idea era quella di voler rappresentare il tempio stesso, non tanto i vari particolari. Infatti, se noi ci concentriamo e andassimo a zoomare e a avvicinarci alle decorazioni nel tempio stesso, vedremo che la parte dedicata ai geroglifici in realtà è una parte completamente inventata e finta. Ci sono figure disegnate di persone che sono state messe soltanto per riempire uno spazio, quindi non corrisponde esattamente ai geroglifici che erano presenti nel tempio. Quindi anche in questo caso una volontà di rappresentare una parte della realtà senza in qualche modo inglobare a 360 gradi tutto il monumento. Naturalmente il 1822, con la decifrazione del geroglifico, segna una data molto importante anche per la conoscenza dell'arte e della cultura egiziana. E in questa immagine, questa pagina di una pubblicazione di Costanzo Gazzera del 1824, uno dei primi grandi studiosi che affrontano lo studio della collezione Trovetti, giunta in museo poco tempo prima, vediamo come l'interesse invece per i geroglifici, rispetto che agli studiosi che avevano fatto parte della spedizione francese, diventano il tema principale, e quindi abbiamo delle rappresentazioni geroglifiche di questa statua che è presente nel nostro museo, la statua di Ramesse II in mezzo al dio Amon e alla dea Mut, dove comunque si cerca di avere una visione più completa possibile e il più veritiera possibile di tutto quello che è rappresentato, geroglifici e statuaria.
Naturalmente con i canoni ottocenteschi e le conoscenze che progrediscono, anche l'idea di rappresentare la realtà per come veniva vista e osservata dai viaggiatori diventa un elemento imprescindibile anche per quanto riguarda il disegno. In questo caso siamo in una pubblicazione del 1884 ad opera di Georg 1880 ad opera di Georg Ebers in una delle sue più importanti pubblicazioni, dove viene in qualche modo prediletto il disegno a svantaggio di un'altra grande importante novità che segna anche il passo con la generazione successiva, la generazione che è successiva ai disegnatori che avevano preso parte alla spedizione napoleonica agli inizi dell'Ottocento. Infatti nel 1839 viene ufficializzata la fotografia con il daguerrotipo e con le successive innovazioni e i successivi miglioramenti. Quello che la fotografia in ambito egiziano permette rispetto che a un disegno è naturalmente quello di essere il più oggettivi possibile rispetto che all'utilizzo della matita. Naturalmente si può giocare con le ombre, con i colori, con le varie sfumature e la durata dell'esposizione. Comunque, prendendo ad esempio i colossi di Memnone, la rappresentazione è fedele alla realtà, a quello che oggettivamente la fotografia riusciva a in qualche modo inquadrare nella lastra in vetro. Questo consente una grande rivoluzione anche nelle immagini che iniziano a circolare in Egitto. Non si tratta più di singoli viaggiatori, come abbiamo visto prima nel Settecento o nel Seicento, che rappresentano quello che vedono secondo, come abbiamo detto, le proprie conoscenze e i propri canoni, ma inizia anche a commercializzarsi la fotografia, per cui iniziano a diffondersi una serie di fotografie anche attraverso le opere di importanti fotografi, e questa fotografia, come le altre che vedremo successivamente, fanno parte della nostra fototeca storica. Fotografie attribuite a fotografi del calibro di Antonio Beato, un importante fotografo attivo in Egitto intorno agli anni 60 e 80 dell'Ottocento. Un fotografo che fu molto importante anche perché a un certo punto costruì un proprio laboratorio fotografico, una camera oscura nei pressi del Tempio di Luxor, in modo tale da non spostarsi troppo rispetto ai soggetti che lui voleva rappresentare. Vediamo qui ad esempio da parte di Beato appunto una fotografia nella seconda metà dell'Ottocento proprio dei colossi di Memnone. Ma nello stesso tempo le fotografie commerciali, perché in questo caso erano proprio fotografie utilizzate anche per far conoscere le bellezze dell'Egitto, naturalmente anche al di fuori dell'Egitto, spingono i diversi fotografi, in questo caso una fotografia di Bonfil, fanno capire anche i vari step relativi alla cura che si ha dei vari edifici e dei vari elementi architettonici. Abbiamo visto nei disegni precedenti una sfinge che era in qualche modo sommersa di sabbia fino al collo, in questo caso la sfinge inizia a essere lentamente ripulita dalle sabbie, finché addirittura in una foto sempre di Bonfil abbiamo addirittura un passo successivo. Quindi queste fotografie aiutano anche a capire la storia stessa della cura rispetto alle antichità, agli edifici e alle statue di grandi dimensioni. In questa fotografia, ad esempio,
viene posta l'attenzione alla sala ipostila del Tempio di Karnak, un Tempio di Karnak che è molto diverso rispetto a quello che si vedrebbe oggi, perché è un Tempio che ancora non era stato messo a posto, insomma era un Tempio come si presentava e come presumibilmente era stato per diversi secoli, una rappresentazione di un Egitto che ancora non aveva subito quei restauri che poi sarebbero stati lavoro degli anni successivi, soprattutto del XX secolo. Naturalmente questi fotografi, questa generazione di fotografi, non si concentra esclusivamente sull'archeologia, insomma, sugli edifici, ma sugli edifici storici, ma anche su quelli moderni. Abbiamo diverse e numerose fotografie che riprendono quella che potremmo chiamare un'arte moderna islamica, quindi con vedute di vie, soprattutto del Cairo, che mostrano com'era la città nell'Ottocento, una città che anche da un punto di vista della produzione pubblicitaria era molto diversa rispetto alle città europee, quindi dava l'idea a chi comprava queste stampe proprio anche della diversità e della in qualche modo bellezza esotica che potevano rappresentare, oltre che ovviamente a immagini che rappresentano paesaggi naturali, in questo caso una fotografia della seconda cateratta, per cui siamo in un paesaggio meridionale che era molto caratteristico per l'Egitto e per possibili anche in qualche modo acquirenti di queste fotografie. Un'immagine molto curiosa su cui volevo concentrarmi era questa immagine, che è una fotografia scattata molto probabilmente da un'imbarcazione lungo il Nilo in direzione del Tempio di Luxor, che possiamo vedere in questa zona. Perché è interessante questa fotografia? Innanzitutto questa fotografia è stata attribuita a Antonio Beato, quindi il fotografo di cui abbiamo parlato poco fa, ma è curiosa perché a destra, quell'edificio bianco sulla destra, questo edificio qua, è la vecchia casa della missione francescana a Luxor. Quindi la casa dei frati francescani, di cui si possono anche vedere molto probabilmente due immagini, due persone sul terrazzo, ed è molto interessante perché questa fotografia ha una sorta di dedica retrostante e per comodità ve la leggo, che è: al chiarissimo egittologo Ernesto Schiaparelli, umile ricordo da frate Francesco Zanobi da Firenze, 11 marzo 1885. In basso a sinistra, chiesa francescana di Luxor, Alto Egitto. Quindi è molto interessante questa stampa ottocentesca, una stampa diciamo quasi coeva al passaggio di proprietà in questo caso. Schiaparelli, un giovane Ernesto Schiaparelli, che all'epoca lavorava per il Museo di Firenze, non era ancora diventato direttore, uno Schiaparelli che era in Egitto per delle sue ricerche, in uno dei suoi appunto viaggi negli anni 80 dell'Ottocento, soggiorna per qualche tempo presso la missione francescana e intraprende una serie di contatti, una serie di relazioni, tant'è che appunto in questo caso viene anche omaggiato con questa importante stampa, che sarà poi fondamentale per poi iniziare gli scavi archeologici di cui poi Beppe vi parlerà e che saranno appunto fondamentali, un fondamentale punto di riferimento durante i suoi scavi nella regione tebana. Ultime due slide prima di passare la parola sono relative a un personaggio che ha lavorato presso questo museo. Stiamo parlando di Vittorio Rodolfo Lanzone, attivo, o meglio, collaboratore di Fabretti nell'ultimo quarto dell'Ottocento,
con il quale Fabretti collaborò per la stesura del catalogo insieme all'altro egittologo Francesco Rossi nel 1882-89. Lanzone è interessante perché era un fotografo amatoriale e quindi lascia in museo, o meglio è giunto in museo, un album fotografico attribuito appunto a Lanzone, firmato da Lanzone. Vediamo qua in basso proprio la firma di Lanzone stesso con vedute dell'Egitto. Quindi un album fotografico di fotografie scattate da Lanzone e che testimoniano le sue curiosità, che vanno appunto dall'arte moderna islamica all'arte antica faraonica e greco-romana, così come vedute paesaggistiche. Questo ci spinge a pensare che in museo ci fosse una certa attività fotografica nella seconda metà dell'Ottocento. In realtà, nonostante questo grande interesse di uno dei collaboratori del museo per la fotografia, nell'archivio fotografico attualmente non sono ancora state riconosciute lastre o immagini attribuibili con certezza, se non queste stampe, a Lanzone. Presumiamo ci sia stato un qualche interesse e un certo movimento da questo punto di vista, ma purtroppo da questo punto di vista stiamo ancora lavorando per capire e cercare informazioni in merito. Un'ultima immagine è relativa proprio a questo periodo. Questa immagine che viene in qualche modo indicata come fototipo dei fratelli Doyen, di questa ditta torinese di fotografi, è inserita all'interno della guida del Museo Egizio del 1884 a cura di Francesco Rossi, l'altro egittologo che aveva collaborato con Fabretti alla stesura del catalogo. Quindi in questo caso cosa possiamo ricavare da questa immagine? Che una certa attività c'è stata in museo di fotografie, immagini, fotografi che in qualche modo ruotavano attorno al museo, ma attualmente questo è soltanto riscontrabile sui libri a stampa relativo a questo periodo. Naturalmente questo è una fase di passaggio che poi avrà un suo exploit a partire dal 1894, quando alla direzione arriva Ernesto Schiaparelli e con Ernesto Schiaparelli arriva anche un nuovo modo di immaginare il museo, pensare il museo e anche di sfruttare nuove tecnologie. E lascio quindi la parola a Beppe Moiso. Buonasera e bentrovati a voi in sala e a chi ci segue dall'esterno. Sì, come ha anticipato Tommaso, questa che vi racconto è l'ultimo capitolo di questa storia, almeno parlando d'archivi, perché la storia naturalmente continua. Ed è per così raccontarvi ciò che il nostro archivio fotografico racconta. E quindi l'ultimo periodo, se così possiamo dire, di immagini definite certamente storiche. Questo racconto ben si inserisce a chiusura appunto delle varie tappe che hanno rappresentato la percezione e il modo di raccontare l'Egitto all'Occidente. Ebbene, anche l'attività archeologica promossa da Ernesto Schiaparelli a partire dal 1903 con la fondazione della MAI, rappresenta un modo per rappresentare l'Egitto in maniera scientifica, questa volta ad un pubblico di tipo diverso, persone che studiavano, e che quindi queste immagini possono rappresentare un qualche cosa di più puntuale, di più attento, non sono vedute generali. Anche se qualche volta Schiaparelli si lasciava prendere la mano a fare
anche delle riprese di panorama, ma questo avveniva di rado, anche perché la fotografia era comunque uno strumento assai costoso e il materiale a loro disposizione era sempre molto limitato. Diciamo comunque che la fotografia archeologica per questo museo nasce con Schiaparelli. Quindi già dal 1903 lui si porterà sempre appresso dei componenti della missione che fossero in grado di fare anche delle buone fotografie. Lui stesso si avvaleva sicuramente dei consigli del fratello Celeste, il Francesco Ballerini, anche lui aveva il fratello Paolo, il Virginio Rosa aveva il suo patrigno che era niente poco di meno che Secondo Pia, il primo che fotografò la Sindone qui a Torino, e poi seguirono il Marro, il Pizio, tutte persone che avevano delle conoscenze di fotografia. E questo noi lo tocchiamo con mano guardando queste straordinarie immagini che ci sono giunte. L'archivio fotografico sono migliaia di lastre fotografiche, oltre 18.000, ma di queste almeno 3.000 raccontano degli scavi condotti in Egitto dal 3 al 20, con una piccola parentesi di chiusura per purtroppo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. E l'attività di Schiaparelli voi la conoscete, parte da Giza praticamente ai piedi delle piramidi per arrivare ad Aswan ai confini con la Nubia. Quindi tutto l'Egitto in qualche misura è stato assaggiato in 12 campagne di scavo in 11 diverse località. Questa sera questo che vi sto per presentare è un piccolo assaggio dove però ho voluto riunire queste immagini per tipologia, o meglio, a rappresentare un momento dello scavo archeologico, e questo fatto in modo progressivo. Esperienze che per certi versi ho condiviso anche personalmente con i miei oltre 30 anni di scavi in Egitto, e quindi diciamo che tutte cose abbastanza ovvie, anche se ormai fanno parte del passato. Le tecniche di scavo, come vedremo, sono molto diverse. Allora, una delle prime operazioni, dopo aver ottenuto i permessi, che allora era molto più facile ottenere che non oggi, oggi è tutto molto più tormentato e complicato, allora i permessi era abbastanza facile ottenerli, come anche sapete voi, il Schiaparelli era amico di Gaston Maspero, che allora era la direzione del servizio delle antichità, e quindi tutto in qualche maniera era facilitato. Anzi, i colleghi scavatori di altri paesi ce l'avevano con noi italiani, con questa straordinaria macchina da guerra che era la MAI, Missione Archeologica Italiana, perché Schiaparelli aveva tante concessioni insieme, non una sola, ma poteva scavare 3-4 posti insieme, e questo naturalmente non era ben visto dai colleghi, che hanno ovviamente non hanno mancato di protestare, ma la cosa evidentemente non ha avuto molto seguito. Vediamo quindi, partiamo da questa prima immagine. La prima operazione che si doveva fare era quella di mettere su casa, e quindi era necessario preparare l'accampamento. L'accampamento avveniva con tende fornite dall'esercito militare italiano, che aveva dato a Schiaparelli queste tende coniche, che erano quelle ancora che provenivano dagli arsenali e usati poi nelle varie missioni in Libia, eccetera. Quindi era del materiale bellico, se così possiamo dire. Ecco, qui in questa immagine siamo a Jebel Ein, la fotografia dovrebbe essere del 1913. Sullo sfondo vedete un trenino, che è il trenino della raccolta della canna da zucchero a scartamento ridotto. Ancora oggi ci sono questi trenini che vanno su e giù per l'Egitto. Ecco, e quindi vedete l'accampamento, la bandiera italiana in testa alla prima tenda. Naturalmente le tende venivano occupate in maniera preventiva, una era dedicata alla cucina, l'altra era dedicata allo studio dove si trovavano i componenti della missione per ragionare e discutere sul lavoro, e poi c'erano naturalmente le tende che servivano per il riposo e per la notte.
Qualche volta si sfruttavano delle, come dire, degli ambienti naturali, come in questo modo, in questa immagine, questo grottone, siamo a Gaulkebir, la fotografia potrebbe essere del 5 o del 6, con ogni probabilità è comunque del 6, mi pare da alcuni elementi avessimo ricostruito. Al centro vedete quell'omino barbuto, che quello è Benvenuto Savina, che era un personaggio molto affezionato a Schiaparelli e che lo seguì in tante campagne di scavo, sapeva far di tutto e purtroppo morirà poi giovanissimo. Infatti abbiamo una lettera di Schiaparelli che spedisce giù in Egitto ad un'altra pietra miliare delle ricerche, il Bolos Gattas, che era questo dragomanno che anticipava sempre lo Schiaparelli sui cantieri, andando a assaggiare le località per capire se per davvero valeva la pena di chiedere la concessione di scavo. Ecco, e scrive una lettera dicendo: ti devo dare questa brutta notizia, da pochi giorni è morto a 35 anni il nostro Benvenuto Savina. Ecco, qui vedete per esempio in questa immagine, io adesso qui col puntatore magari cerco di, vedete lì nell'angolo, l'angolo studio, vedete c'è un tavolo eccetera. Queste casse che non sono ancora le casse per l'imballo dei reperti, ma con ogni probabilità questo è il materiale della missione, perché naturalmente si portava tutto. E poi con i frati missionari di Luxor, dove Schiaparelli ha sempre fatto campo base, lì venivano stoccati i materiali, non era necessario portarsi i letti tutti gli anni o le tende, queste rimanevano stoccate a Luxor, abbiamo anche visto bene il posto, esiste ancora. Ecco, qui ancora la nostra bandiera italiana e le tende in una posizione molto più riparata, appunto sotto il grottone. Quest'altra immagine, invece qui siamo ad Assuan, quindi il cantiere più meridionale, scavato dallo Schiaparelli in una sola missione, quella del 1913-14. Ecco, e qui vedete appunto l'accampamento, questa volta sono addirittura 6 tende, quindi quella fu una missione molto numerosa. E naturalmente le tende erano riservate al personale della missione, gli operai andavano a casa perché di solito venivano come dire, reclutati sul posto, salvo alcune figure straordinarie passate alla leggenda, anche queste che Schiaparelli sempre si portava appresso, il cuoco Atalla, questo c'era sempre, Morcos, il cuoco, scusate, il falegname, che lo vedremo dopo in un'altra immagine. E poi c'era Califa, Califa era il vecchio Rais, quello che il momento della scoperta della tomba di Ka a Deir el-Medina dice al professor Schiaparelli: tu sei stato baciato dalla divinità oggi. Perché in effetti era appena venuto a fuori questo corridoio ancora chiuso che conduceva appunto alla tomba di Ka. Ecco, e il secondo passaggio era quello, dopo l'accampamento, di cominciare a attrezzare il campo. Attrezzare il campo, uno dei compiti importantissimi era quello di costruire una struttura, qualche volta muraria, come quella che vedete qua in primo piano, siamo nella Valle delle Regine, qui siamo nel 1903, vedete le tende dietro e davanti vedete quel baraccotto in muratura. In realtà quella piccola casetta che Schiaparelli sempre ha fatto costruire sui suoi cantieri e ancora ci sono oggi, erano praticamente due, tre piccolissimi locali, dove dentro intanto si custodivano i materiali preziosi, semmai se ne fossero trovati. E poi c'era il laboratorio di sviluppo e stampa delle immagini, che naturalmente aveva bisogno di stare lontano dalla polvere, aveva bisogno di stare al buio e quindi bisognava costruire appunto un edificio a sé stante. Quando questo non era possibile, qui siamo nel 1911, la campagna di Virginio Rosa, abbiamo una descrizione di Virginio Rosa che spiega come ha fatto a costruire quel baraccotto in legno, sfruttando il più possibile una cavità naturale, quindi già buia di per se stessa, e poi costruendogli questa palizzata davanti. Ecco, qui vedete un momento dello scavo, quando già i materiali sono lì pronti poi per essere imballati e spediti a casa. Siamo ancora a Jebel Ain, però qui siamo qualche anno dopo,
e anche qui è già nato il casotto. Nel frattempo, poverino, Virginio Rosa era pure morto, e quindi qui siamo nel 13 e Schiaparelli sarà poi lui ancora a condurre Gebelein, però questa volta insieme al Marro, a Giovanni Marro e Don Michelangelo Pizio. Ecco, un'altra cosa interessante è questa: le fotografie era importantissime poterle stampare sul momento, perché queste potevano essere spedite a casa facendo le cosiddette fotine, di cui molte abbiamo conservate in archivio, specialmente quando Schiaparelli non era sul cantiere, il caso emblematico Virginio Rosa, la campagna dell'11, dove lui chiedeva istruzioni. Professore, ho trovato questa cosa qui, cosa ne faccio? Ecco. E allora lui faceva la foto, se la stampava, la faceva piccolina, la metteva in una busta e la spediva a casa. E Schiaparelli di qua gli diceva cosa doveva fare. Quindi questo era l'utilizzo anche che si faceva della fotografia to cure, quindi non poi a babbo morto. Ecco, in quest'altra immagine invece vediamo un sito prima dell'inizio dello scavo. Quindi, dopo, diciamo, l'approntamento logistico del cantiere, era necessario documentare il sito prima di dare il primo colpo di pala, ecco, fatemi dire. E allora ecco che ci sono sempre delle immagini che rappresentano il sito così come appariva. Qui siamo nella Valle delle Regine, siamo nel 1903, e è ancora anche questa, vedete com'è ancora tutto desolato. Qui addirittura 1903 non si era ancora iniziato lo scavo, era quella la prima missione che appunto avrebbe interessato anche l'area della Valle delle Regine. E qui invece siamo ad Assiut, vediamo la montagna di Assiut con le coltivazioni che gli arrivano fin contro, e si intravedono le tombe dove di lì a poche ore Schiaparelli avrebbe iniziato i suoi lavori. Come avvenivano questi lavori? Qual era la tecnica? Ovviamente non si può riassumere in pochi minuti le tecniche usate dallo Schiaparelli, che poi sono quelle che si usano ancora oggi. Certo, oggi ci sono degli strumenti diversi, ben più sofisticati, che permettono di capire cosa c'è sotto senza neanche scavare. In realtà allora no, era necessario, specialmente quando le estensioni erano notevoli e le aree di scavo, a differenza di oggi, erano molto estese, ecco che era necessario saggiare il terreno complessivamente a tappeto per raggiungere il duro, la roccia. E quindi gli operai si mettevano in catene di 10, 20, 30 persone affiancate, qui siamo ad Assuan, e con la turia, che è questa pala, questa zappa che loro hanno larga, spostavano la sabbia sempre verso il basso in maniera da vedere arrivare quindi allo strato duro e capire che non c'erano pozzi, non c'erano tombe. È chiaro che così facendo oggetti sparsi potevano venire alla luce. Ecco, in questo caso la sabbia non si spostava soltanto, ovviamente, non veniva portata via, perché una volta visto che sotto non c'era niente e scivolava giù e sempre così e basta. E altre volte invece lo scavo si fa in maniera molto più delicata, molto più attenta, perché ormai è stato trovato un sito, un pozzo o comunque un quadrato, diremmo noi oggi, che viene delimitato, dove si procede allo scavo stratigrafico, e quindi si procede abbassandosi gradualmente e documentando ai vari livelli quali sono i materiali che emergono. Questo è uno scavo ancora a Gebelein, e qui siamo già all'epoca del Farina. Voi sapete che gli scavi li proseguì poi Giulio Farina nella località appunto di Gebelein, e questa è già una fotografia sua degli anni 30. Poi c'erano degli scavi che invece richiedevano la pulitura di monumenti, e quindi c'erano delle strutture che in qualche maniera andavano salvaguardate, e ci avrebbero poi pensato gli indigeni a distruggerle dopo, come è accaduto con la tomba di Iti e come anche questa. Ma in realtà lì sul momento bisognava rispettare la struttura attraverso un'opera molto più attenta di pulitura. Ecco, qui in questa immagine vedete sul fondo una macchina fotografica su un treppiede, che è quella che
è esposta sopra in museo. Questo sta a dimostrare che c'erano due macchine operanti contemporaneamente, e questo la dice lunga sull'attrezzatura di cui disponeva la missione. Questo proprio per evidenziare ancora una volta l'interesse che Schiaparelli rivestiva nella fotografia, un indiscutibile strumento di lavoro che poteva fissare delle immagini, diciamo sempre, irripetibili. Il momento in cui un oggetto viene fuori, o un momento in cui si vede una situazione che dopo averci lavorato è completamente diversa e quasi non più riconoscibile. Quindi la fotografia, certo che non soltanto sugli scavi archeologici, ma certamente sugli scavi archeologici, ha avuto un'importanza notevolissima. E poi c'erano degli scavi disturbati, dove i ricercatori clandestini da sempre hanno grufolato, fatto buchi un po' qui, un po' là, nella speranza di trovare degli oggetti, delle cose da vendere ai turisti. Questa cosa, ahimè, è stata viva ancora all'epoca mia, 20 anni fa ancora c'erano, ecco, ci chiamavano di notte a farci vedere le cosine, spesso erano dei falsi, ma questo già da sempre hanno prodotto dei falsi da vendere ai turisti. Ecco, qui vedete appunto queste buche che sono state fatte così in maniera molto approssimativa. Certo, non è uno scavo archeologico, si vede in primo piano, non so se lo vedete, lo scheletro di un personaggio che sta emergendo, e tutto intorno tutte queste paglie che ci sono, e perché queste erano tutte sepolture, questa è la zona predinastica, preistorica di Gebelein, e quelle erano tutte sepolture in ceste o comunque di defunti avvolti in stuoie, che naturalmente venivano sfasciate per andare a grufolare in mezzo e vedere se c'era qualche oggetto di maggior pregio, e poi tutto veniva abbandonato lì, e quindi si trovava anche a dover intervenire successivamente su questi scavi per metterli come dire un po' impulito, ecco, quindi togliere ancora le cose che c'erano, i resti antropologici e così via. Gebelein ha restituito tantissimo materiale antropologico, tutto conservato maggiormente, la maggior parte, al Museo di Antropologia di Torino, perché appunto alle missioni partecipava Giovanni Marro, che appunto era un antropologo. Naturalmente le fotografie erano non così facili da fare. Noi leggiamo le lettere di nuovo Virginio Rosa, che si lamenta con Schiaparelli e dice: qui i telai delle macchine fotografiche vanno per conto loro, perché ovviamente l'umidità li deformava, quindi questi legni non combaciavano più bene e quindi c'erano gli spifferi di luce, e allora era necessario in qualche maniera tamponare, se no le fotografie venivano bruciate. Però oltre a questo c'erano anche degli altri fatti che erano determinati dal lavoro. La polvere. La polvere era un nemico incredibile, perché oltre a rendere le fotografie poco leggibili, questa polvere andava a infilarsi negli otturatori, nelle apparecchiature, e quindi provocando danni proprio alle macchine fotografiche. Qualche volta poi c'era la presenza dell'acqua, questo rendeva difficile perché bisognava calarsi in queste situazioni. Qui siamo a Eliopoli, questa è una fotografia o del 5 o del 6, gli unici, dico una fesseria, deve essere del 3 questa, del 3, quando appunto fu trovato questa struttura completamente immersa nell'acqua, dove naturalmente pur andando giù e si continuava a rimestare acqua e fango, e quindi di qui praticamente si sono recuperati semplicemente come dire dei frammenti litici o dei cocci o vasi, perché naturalmente tutto il resto del materiale è andato completamente perduto, legno, per non parlare di papiro o cose del genere, ecco, ovviamente. Oltre a queste difficoltà c'erano anche poi le difficoltà dovute al peso, e quindi bisognava fare come dire delle attrezzature anche molto ruspanti, se vogliamo, per poter estrarre dei pesi notevoli dai pozzi. Qui siamo a Gisa, siamo nel 1903, e si sta tirando fuori il sarcofago di Duen Ra, quello bellissimo che abbiamo sopra, ecco. E quindi questo è un altro aspetto, le difficoltà sul cantiere. Poi c'era un'altra esigenza, quella di documentare i pezzi il più possibile man mano che venivano trovati in situ, perché quella era la situazione
che poi non si sarebbe più potuta ricostruire. E allora, ecco, qui siamo a Giza, siamo ancora nel 1903 e vedete la statua dei coniugi. Oppure siamo a Jebelein, le pitture, sappiamo, trovate nel 1911, o meglio, già nel 10, Bolos Gattas aveva visto che c'erano delle pitture, lo aveva detto a Schiaparelli, e allora Schiaparelli nell'11 manda Virginio Rosa, lui è rimasto a Torino che non poteva andare in Egitto in quegli anni, e quindi sarà Virginio Rosa che porta in luce le pitture, quelle che abbiamo riallestito, seguendo proprio lo schema presente nella tomba. Ecco, queste sono foto che rappresentano le pitture ancora in situ, vedete, sono ancora al loro posto, e quindi qui vedete come erano più basse rispetto a come le abbiamo proposte adesso, perché naturalmente la tomba è priva della parte alta che era andata perduta, e quindi noi la pittura del granaio, per esempio, no? Questa la riconoscete benissimo, non l'abbiamo messa a pavimento e quindi l'abbiamo tenute più alte. E qui invece siamo un altro esempio, qui siamo a Giza, questa è la tomba di Iti. Sì. La tomba di Iti con la falsa porta ancora in situ, la vedete bloccata tra le murature, quella che adesso vi vedete sopra. Ecco, è caratteristico anche questo. Questa fotografia ha consentito anni fa, per chi si ricorda, un riallestimento fatto dalla Donadoni, allora direttrice, che aveva riproposto questa situazione, ossia questa è una mastaba in blocchi di pietra. E poi successivamente era stata, lasciatemi dire, ammodernata da una struttura a paraste, modanata, in mattoni che gli era stata addossata, quindi gli hanno rifatto la facciata. Ecco, la Donadoni, se ricordate, aveva riallestito proprio questa tomba, così, grazie a questa fotografia. Quindi da questo si capisce come appunto una fotografia può essere importante, se non determinante. Ecco, e queste sono appunto le fotografie degli oggetti, diciamo, ancora in situ, ecco. Ma poi gli oggetti vanno anche fotografati al di fuori dello scavo, messi quindi in pulito, quindi è la seconda fase, e allora gli oggetti vengono messi su dei piani, come in questo caso, un semplice foglio di carta, quantomeno, ma per renderli maggiormente leggibili. Oppure, in questo caso, questo Evaristo Breccia, che dopo la sua prima campagna a Giza con Schiaparelli, si fa fotografare con tutti questi vasi provenienti appunto da questo scavo, e siamo ancora nel 1903. E qui la statua di Pendua, che era lì vagante perché purtroppo era già stata disturbata la sua sepoltura, e quindi del dignitario quantomeno, e quindi la statua si era trovata a vagare appunto in mezzo alle macerie, e quindi qui è il momento del loro trovamento, e a fianco c'è Califa, il leggendario Califa covacciato. E poi c'era, ormai si cominciava a intravedere l'ora del ritorno, e quindi era necessario prevedere tutta una serie di operazioni che andavano studiate con calma per potersi organizzare alla chiusura del cantiere e alla conservazione poi dei pezzi. E allora ecco, qui siamo sotto il grottone di Gaul-Kebir, dove vediamo con le mani dietro la schiena, un po' preoccupato, il solito nostro benvenuto Savina, lo vedete al fondo, laggiù, e davanti c'è una scena molto animata, via vai di dromedari che vanno e che vengono, alcuni accovacciati, pronti per essere caricati, delle casse che naturalmente contengono i reperti che verranno non portati in Italia, ma stazioneranno lì un anno, perché l'anno successivo avviene il partage. Quindi avviene un'operazione di uno a te, uno a me, questo a te, fra la missione archeologica e il governo egiziano attraverso il servizio delle antichità. E qui in mezzo vedete il falegname Morcos con in mano questo trapano a manovella, che ovviamente gli serviva per i suoi approntamenti.
di casse e contenitori vari. Ecco, qui ancora un altro momento dell'imballo dei materiali provenienti appunto dalla tomba di Ini. Siamo ancora a Gebelein e quindi la tomba è quella di Ini, quindi siamo ancora nel 1911. E poi questi pezzi bisognava portarli giù, e certo dove? Sul Nilo, dove con una barca sarebbe stato facile, o meglio, meno difficile, portarli al luogo di destinazione. E quindi qui vedete che si mettevano dei pali appoggiati a terra che funzionavano da slitte. Su questi si facevano correre le pesanti casse che venivano naturalmente trattenute a monte da una carrucola che era montata. Vedete le corde in tensione? Queste corde qua in tensione stanno a rappresentare che dove c'è questo personaggio che con ogni probabilità è Benvenuto Savina, lì c'era un rullo su cui si arrotolava la corda che poi si faceva scendere poco alla volta, in modo che le casse senza scossoni giungessero a valle. E poi qui naturalmente toccava poi ai dromedari fare l'ultimo tragitto, quindi queste pesanti casse venivano caricate sui dromedari, che peraltro vi garantisco sono animali robustissimi, non erano sovraccarichi, ecco. E già le casse recano i numeri e quindi addirittura su qualcuno ingrandito si riesce a leggere il numero della cassa. Quindi anche qua il tutto naturalmente non avveniva così casualmente, ma il riempimento delle casse veniva fatto in maniera puntuale, quindi in ogni cassa si sapeva esattamente quel che c'era e alla fine della missione una copia del contenuto delle casse andava lasciata all'ispettore locale. Tra l'altro Schiaparelli ha anche avuto Carter come ispettore, il famoso Carter. Ecco, e questo documento naturalmente veniva trattenuto dalle autorità egiziane per poi essere tirato fuori il momento, l'anno dopo, in cui le casse venivano aperte e si faceva la partizione del loro contenuto. Ecco, questa l'abbiamo già vista e questa anche, e arriviamo alla barca. Questo è veramente l'ultimo momento dove le pesanti casse vengono trascinate sulle barche per essere portate a Luxor, fondamentalmente nel, come dire, la casa della missione per certi versi. Noi non abbiamo avuto tempo questa sera a parlarne, ma Tommaso prima l'ha anticipato, in uno dei suoi viaggi giovanili, il primo viaggio giovanile che Schiaparelli compie in Egitto, siamo nell'83, a modo, naturalmente lui era un cattolico fervente, per cui era a Firenze, era entrato in contatto con i francescani di Fiesole e lui ben sapeva che l'Egitto pullulava di stazioni missionarie francescane. E in effetti lui che cosa fa? La prima cosa che arriva al Cairo va a trovare i francescani, ai quali non è sembrato vero di poter aiutare questo italiano che si recava in Egitto. Oltretutto lui godeva già di una certa notorietà, era comunque direttore della sezione egizia del Museo di Firenze e quindi viene presto conosciuto su tutto il territorio egiziano. Ma in particolare il suo cuore sarà sempre a Luxor, dove farà costruire, grazie all'ASMI, questa associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani che lui fonderà prima della MAI, e quindi i frati gli daranno sempre tutti gli appoggi possibili, tra cui quello di ricoverargli i materiali custoditi all'interno di una struttura sana, in maniera da poter aspettare anno dopo anno questa operazione appunto di spartizione delle antichità. Le fotografie, abbiamo già anticipato e sto finendo, servono anche per correlare, per completare, sono un po' come dire le figurine di un giornalino dove c'è lo scritto e poi c'è anche l'illustrazione. Perché buona parte delle notizie che si possono desumere guardando una fotografia in realtà le troviamo puntualmente riportate su degli appunti, dei documenti, dei diari di scavo, ecco, che naturalmente per noi è una bellezza mettere insieme le cose e unire, quindi dare voce a delle immagini e dare un'immagine a uno scritto. E qui vedete per esempio in questa
pagina, vedete, questo è un diario redatto, ahimè, da Schiaparelli, dico ahimè perché è molto approssimativo, l'aveva cominciato Ballerini, poi probabilmente forse non stava bene e ha smesso e l'ha passato al nostro Schiaparelli, che naturalmente comunque ha fatto quello che doveva. Questo vedete, una piantina proprio fatta sul momento, quando gli oggetti erano ancora al loro posto all'interno della tomba di Ka, e quindi lui vedete che descrive gli oggetti in maniera molto sommaria, ma per esempio la prima qui nell'angolo, voi sapete che questo è il contenitore per la parrucca, e andiamo a vedere nella piantina il contenitore della parrucca, direi che sia 15, e andiamo a vedere, infatti 15 c'è scritto parrucca, e così via per gli altri oggetti. E qua invece siamo al mio amico Virginio Rosa, dove, questo è il suo straordinario diario di Gebelein, dove a un certo punto descrive passo a passo tutti i ritrovamenti di quella fortunatissima campagna, è stata la più importante, quella dell'11 di Gebelein, condotta da una persona che non era neanche un egittologo, era un cultore di egittologia, ma non era un egittologo come lo intendiamo noi oggi. Ebbene, ha dato veramente prova di una perizia straordinaria, e infatti scriveva Schiaparelli: sul risultato del lavoro non ho dubbio, il mio unico timore è la lingua, perché poverino, e certo non parlava arabo, ecco, e quindi lì bisogna parlare arabo, non bisogna parlare inglese, ecco. E qui vediamo appunto una pagina del suo diario dove vedete per ogni elemento interessante scriveva vicino: vedi fotografia C, e questa è la fotografia C. Ecco, quindi in questa maniera, grazie all'abbinamento di questi documenti, si capisce chiaramente la situazione. E questa è un'ulteriore dimostrazione di come la fotografia abbia reso un servizio insostituibile per davvero negli scavi già al tempo di Schiaparelli. Grazie, buona serata. Bene, vi ringrazio e vi ringraziamo tutti per ovviamente l'attenzione e i tantissimi commenti di ringraziamento e di complimenti giustissimi che sono arrivati per i nostri relatori. E abbiamo anche una domanda che vi leggo direttamente con, come vedete, moderne tecnologie, rivolto a entrambi. A entrambi di voi. Ci avete raccontato come è cambiata la percezione dell'antico Egitto nel corso di 3 generazioni, dalle prime incisioni fino alla fotografia. Quale sarà, secondo voi, il prossimo passaggio? Siamo proiettati nel futuro, quindi, con la risposta a questa domanda. Io sarei fermo dove siamo. Ma i prossimi passaggi futuri sicuramente sarà un utilizzo della tecnologia sempre più intensivo e immersivo per quanto riguarda non soltanto gli scavi archeologici che comunque fanno parte della natura del museo, ma in generale la connessione che ci potrà essere fra l'intero territorio, che può essere archeologico, paesaggistico e quant'altro, e l'intero pianeta. Quindi la risposta è che un'evoluzione in realtà è già in corso attraverso il passaggio al digitale, attraverso anche banalmente le forme di comunicazione, passando anche da macchine fotografiche che non hanno più una lastra in vetro o un rullino, ma hanno una memoria estraibile che poi si può vedere e anche lavorare attraverso un computer, attraverso dei software, per cui già è in corso una fase di evoluzione. Il nostro archivio si ferma il nostro archivio fotografico si ferma a un certo periodo di tempo. In futuro rientrerà anche queste nuove tecnologie, faranno parte un domani di un archivio storico. Questo sicuramente è un processo che richiederà naturalmente del tempo. Certo, ma in effetti è già cambiato anche il modo di fare archeologia, nel senso che si tende a non scavare
cioè a ottenere dei risultati fotografici, quindi visibili, senza tirare fuori gli oggetti. E questo lo dice sempre il nostro direttore, è una conquista straordinaria, perché in queste cose che peraltro stanno già facendo nei fondi marini, ho visto delle cose straordinarie, dove praticamente con delle apparecchiature, certo che non sono delle macchine fotografiche, è possibile fare dei rilevamenti, delle cose, senza dover tirare fuori l'oggetto. Ma è un po' come noi a Schiaparelli, un altro merito che gli dobbiamo sicuramente è quello di non aver sbendato le mummie. Lui ha saputo resistere, perché in quel tempo là non c'era possibilità, ormai era di moda, tutti sbendavano le mummie per vedere cosa c'era dentro. Schiaparelli si è sempre rifiutato, invece Marro lo farà purtroppo. Comunque, sta di fatto che Schiaparelli non lo farà e arriveremo al 1964-65, io ero qui con i calzoncini corti, quando il professor De Lorenzi e un altro dell'ospedale Maggiore vennero a prendere le mummie di Ca e Merit per portarle in ospedale e fargli la radiografia. E quindi in quel momento si è scoperto che aveva intorno al collo questi oggetti, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, è chiaro che al progresso non c'è limite, quindi essere avventati può essere poi dannoso, perché alcune cose che oggi non si possono fare diversamente, invece magari prossimamente si possono fare senza danneggiare gli oggetti. E poi non dimentichiamo l'uso dei droni, specie negli scavi, cioè oggi uno scavo, allora già lo facevano con gli aeroplani, quelli che avevano i soldi, non Schiaparelli, ma con i voli radenti è straordinario vedere dall'alto un sito, si vedono proprio tutti i com, tutti i montarozzi che nascondono delle strutture sotto, e oggi con i droni è facilissimo fare queste prospezioni preliminari, e quindi certo che il futuro è in linea. Il nostro pubblico in sala ha qualche curiosità, qualche domanda da chiedere? So che insomma sono persone che ci seguono molto da vicino, quindi conoscono bene il lavoro di Beppe Di Tommaso, ma vorrei lanciare un po' più avanti questa domanda che aveva fatto uno dei nostri utenti, mi aggiungo io. Avete detto che dalle foto è possibile identificare, per esempio, alcuni reperti, i numeri delle casse possono essere associati a delle liste di oggetti che contengono reperti che oggi sono nel nostro museo. Quindi la mia domanda è possibile fare uno scavo, diciamo così, nei nostri archivi? Ci sono ancora delle scoperte da fare? E dobbiamo quindi aspettarci di ampliare le nostre conoscenze proprio grazie alla digitalizzazione e al fatto che tante più persone abbiano accesso a questi dati? Ma ti riferisci a archivio fotografico o archivi in generale fotografico? Mi sembra di capire, no, che sia l'archivio documentario che l'archivio fotografico vadano insieme, diversamente certo. Alcune foto non risulterebbero parlanti. Ma le fotografie certamente ci stiamo lavorando su da parecchio tempo oramai, e nascondono una quantità di indizi che opportunamente studiati, ingranditi, eccetera, eccetera, ci danno delle informazioni di sicuro. Certo, sono informazioni casuali queste, perché non erano volute, perché le cose volute loro le facevano che si vedessero. Quindi siamo noi che andiamo a rubare dei dettagli, delle cose che magari ci permettono poi, mettendo insieme delle cose, a scoprire delle piccole cose, ecco. Ma per chi bazzica in archivi diciamo che la scoperta è pressoché quotidiana, cioè sono piccole scoperte che magari al grosso pubblico non possono anche non interessare, no? Ma sono, come dire, dei frammenti, dei cocci di vaso che si vanno a unire e danno magari l'idea di come il vaso era fatto, ecco, no? L'ingubbiatura del vaso, per esempio, ecco, quindi sì. Certo, è sì, quotidiana la scoperta. E poi, grazie anche alla tecnologia, come stavamo rispondendo alla domanda precedente,
tecnologia ci permette anche di confrontare le varie immagini storiche, di anche mettere in relazione digitalmente proprio un testo con un'immagine, ci permette di raccogliere più immagini messe vicine, immagini e documenti che non necessariamente sono nello stesso posto o vicino l'uno accanto all'altro, per cui parlando anche di rivoluzione digitale di cui si accennava prima, è anche questo un atto stesso dell'avvicinare il dato dello scavo archeologico, fotografico, cartaceo all'oggetto stesso, e questo contribuisce anche ad avere una conoscenza il più approfondita possibile, il più ampia possibile dell'oggetto stesso e anche degli scavi archeologici, per cui questo è un po' il futuro, quello che insieme a Beppe si sta facendo già da diverso tempo e che ha già avuto dei risultati e ne avrà sicuramente anche degli altri nel tempo. Io qui vorrei ancora spezzare una volta una lancia che è già tanto spezzata perché l'ho già rotta tante volte. Gli archivi non se li è mai filati nessuno. Quando io ero ragazzino gli archivi erano lì, questi ambienti polverosi con qualche topo d'archivio, così ci chiamavano, che andava a grufolare ogni tanto, poi veniva fuori con tutte le dita sporche di polvere, ecco, questo era un po'. Fortunatamente invece diciamo che la riscoperta degli archivi è avvenuta sul finire del 1900, ecco, diciamo pure, agli inizi del 2000. E adesso molti giovani si dedicano agli archivi, sono stati contaminati da queste banche dati straordinarie. Oltretutto, ne abbiamo parlato in questa comunicazione del 6 maggio, quando abbiamo parlato di archivi cartacei, no? E di questa miniera pressoché inesplorata, forse proprio no adesso, però certamente che ha ancora molto da dare. E poi soprattutto la cosa più straordinaria è quella che quando noi crediamo di avere tutto, non è vero niente, perché si è lavorato su dei documenti d'archivio, eccetera, e poi viene fuori un nuovo archivio, insospettato, con dei documenti straordinari che o rafforzano o addirittura contraddicono quello che tu avevi detto prima, desunto da documenti che avevi a disposizione. Quindi è una storia senza fine. E ogni tanto diciamo, sì, bisognerebbe pubblicare per rendere note queste cose, poi però ti viene il dubbio, perché magari dopo 6 mesi la notizia è già superata ed è accaduto anche di recente questo. E allora si rischia di fare disinformazione, però dal resto non si può neanche stare ad aspettare, no? Perché appunto noi abbiamo di recente trovato un archivio privato con dei documenti importantissimi che hanno permesso di chiudere dei cerchi che diversamente non sarebbe potuto accadere. Quindi è una storia senza fine per davvero, è anche entusiasmante e c'è da sperare che ci siano dei giovani, non soltanto i vecchi come me, che si dedichino a questo mondo, che è veramente un lavoro da detective, perché bisogna mettere insieme tutta una serie di elementi per poi giungere a delle verità. Se avete ancora voglia di rispondere a una domanda, ce n'è una che è un po' frufru, diciamo alla fine del nostro intervento, ovvero sia se dai documenti e dalle fotografie dell'inizio del Novecento emergano sugli scavi delle figure femminili, sia sugli scavi che diciamo più in generale... niente, il nostro tecnico, come vedete, si è subito rialzato, quindi... tutto bene, Riccardo è ancora vivo e ciò è importante. Donne è proprio, secondo me, si è emozionato alla domanda sulla presenza di donne sullo scavo o nello studio egittologico, quindi ci sono delle figure che emergono sugli scavi italiani e non italiani? Ma figure locali? Figure femminili in generale, donne, che ruolo avevano nello studio egittologico all'epoca? Abbiamo avuto una... insomma, come non ricordare la mitica Edda Bresciani, per esempio, no? E noi scavavamo e facevamo anche la fame, alla Sassif, a Tebe, e nella necropoli tebana, di fronte al tempio di Deir al-Bari, abbiamo...
tirato fuori una tomba della 26esima dinastia con questa missione di Donadoni, e a partire dal 1975 e ci abbiamo lavorato fino al 2007, quando poi il direttore della missione era Roccati. Però appunto c'è stato un lungo periodo durante il quale noi lavoravamo alla SASIF, quindi alla nostra tomba, e la Bresciani lavorava nel suo scavo a poche centinaia di metri da noi, e alla sera ci invitava a cena, e questo era il momento più interessante, perché noi eravamo sempre un po' affamati, eravamo giovani, quindi insomma lì mangiavano tutti verdura, insomma, perché la Irene Liberani doveva mangiare poco, insomma tutti si tenevano stecchetto, noi invece avevamo bisogno d'altro. Comunque certamente la Edda Bresciani è una, ma poi non dimentichiamo la Carla Burri, questa non esercitava direttamente uno scavo, ma era presente, onnipresente in tutti gli scavi. Lei va ricordata per il suo grande opera legata al trasferimento dei templi di Abu Simbel, in quanto ha coordinato tutte le missioni italiane che in qualche maniera hanno lavorato alle prospezioni in Nubia, e poi naturalmente per Elessia, poi è sempre stata un'amica che ha sempre aiutato le missioni, ovviamente in tutti gli aspetti, anche quelli logistici. E poi come non parlare di Marilina Betrò, quindi ecco un'altra capo missione che ormai è intrepida da molti anni. E poi me ne verrebbero ancora in mente altre. Beh, ricordiamo anche le tante viaggiatrici che ci hanno lasciato, certo, dei diari molto importanti tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento, quando viaggiare in Egitto non era per nulla semplice, lo era ancora meno per queste signore che spesso, va ricordato, avevano degli abiti molto pesanti e decisamente poco adatti al clima. E quindi insomma la domanda del nostro utente si riferiva veramente a un'epoca molto remota, certo, quindi alle grandi difficoltà che abbiamo visto già per le missioni archeologiche dei signori uomini, certo, e le donne che comunque c'erano, pensiamo a tutta la famiglia di Pitri comunque erano attive sugli scavi. Poi la nostra Caudana, questa è una restauratrice di papiri ante litteram proprio, quindi una delle prime a mettere le mani sui papiri con dei restauri per allora scientifici, insomma stiamo parlando degli anni 30, quindi certamente la presenza di donne è molto, e fa anche piacere notare che adesso c'è una presenza femminile anche tra le maestranze egiziane, nel senso che nei vari servizi, presso il servizio delle antichità, eccetera, cioè noi ricordiamo la mitica Atia, la moglie di Labi Babashi, ecco, però era una, ecco, la si guardava, ecco, quella è una donna, questo per dire che erano pochissime veramente. Adesso invece in realtà tutti gli organismi egiziani pullulano di presenze femminili, e questo meno male, questo è molto bello. Ah, certo. Durante gli scavi di Schiaparelli la componente femminile era assolutamente assente, direi, no, certo, per cui sia dal punto di vista degli operai egiziani sia anche dei componenti della missione. Quello è stato un... Sullo scavo noi avevamo delle donne, ragazzine che portavano l'acqua, con l'asinello portavano l'acqua allo scavo, ecco questo. E poi di noi, che merita di essere ricordata, qui da noi la si ricorda poco, la Medea Norsa, questa è stata una donna straordinaria, una cerniera fra l'epoca di Schiaparelli e la modernità, insomma, ecco questo. E che era nota per avere anche un bel caratterino, tra l'altro. Sì. Bene, se come mi pare capire non ci sono ulteriori domande su questo, io non posso far altro che ringraziare Tommaso e Beppe. Grazie. Perché ancora una volta, pur essendo quasi vicini di banco, si scoprono molti dettagli di cose, come diceva Beppe, che immaginavamo di sapere ma che non conoscevamo poi davvero a fondo, quindi il loro lavoro è assolutamente prezioso proprio perché mettono a disposizione di tutti quello che è contenuto nei nostri archivi e ci permettono proprio di poter andare avanti con il nostro lavoro, non solo noi qua in museo ma
gli studiosi in tutto il mondo. Quindi li ringrazio ancora di cuore, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti online, che sono ormai un pubblico per noi molto affezionato, e naturalmente le persone che hanno voluto venirci a trovare questa sera, che sono i nostri amici più vicini. Grazie ancora e buona serata. Buona serata, grazie.